Grazie Presidente. Dunque, torniamo in tema. Ricordo che l'argomento della mozione è la competenza, quindi sull'impianto. E chiediamo appunto con questa mozione che sia di competenza dipartimentale, quindi impianto di rilevanza cittadina. È stato detto molto altro e su questo ovviamente non ci sottraiamo al confronto. Precisiamo qual è stato l'iter nuovamente. Nel 2019 l'Assemblea Capitolina, la Commissione Sport, si è rivolta a tutti i municipi con senso di collaborazione istituzionale verso tutti, ascoltando e recependo quindi l'indicazione da parte di tutti i municipi. Quindi l'indicazione venuta dal primo municipio era in un senso, è stata recepita come è stata recepita con tutti. Poi effettivamente questa collaborazione interistituzionale con il primo municipio non c'è stata. Sento parlare di progetti, ma questo progetto non l'ha mai visto nessuno. Proprio nella commissione trasparenza che è stata citata precedentemente, è emerso che i cittadini hanno tentato di partecipare a questo progetto, ma gli è stato impedito. Quindi questo grande progetto non lo conosce nessuno. La commissione è a disposizione eventualmente per parlarne, per ascoltare quale sarebbe questo progetto. Tra l'altro ricordo che progetti, il secondo punto della mozione è importante, riguarda una verifica che va fatta sulle dimensioni disponibili all'interno dell'area, in quanto rispetto al vecchio campo testaccio oggi gli spazi sono ridotti. Quindi potrebbe anche non esserci la possibilità di omologare un campo da calcio, bisogna verificarlo. Quindi c'è chi parla già di progetti per campo da calcio senza sapere se vi sono le misure. Io ricordo che questa città ha avuto punti verde qualità chiamati città del rugby, dove non si poteva costruire un campo da rugby perché era finito lo spazio, 30 milioni buttati. Ricordo piscine per i mondiali di nuoto, altre decine di milioni buttate che erano più corte di delle misure necessarie. Questo è quello che è avvenuto in passato e che non vogliamo ripetere, motivo per cui prima di parlare di progetti vogliamo verificare che questi siano realizzabili, prima di buttare soldi pubblici o privati che siano. Ed è questo il senso della mozione, che, ripeto, impegna a lavorare anche, con collaborazione interistituzionale. Questa non è mai mancata, qualsiasi sia la competenza sugli impianti. Dipartimentale o municipale, la città è una sola e quindi ovviamente da questo punto di vista l'ascolto dei territori si può e si deve fare. In Commissione Sport si è sempre fatto, diversamente da quello che mi sembra di capire sia avvenuto in primo municipio, e quindi per questo ovviamente voteremo convintamente sì a questa mozione. Grazie A Presidente. lei.